Stamattina alle 9:30 sono passati i vigili, ci hanno dato una circolare con la chiusura del prefetto, dice che bisognava chiudere l'attività. A data fino alla riapertura delle scuole e dopo vediamo quanto può essere lunga la cosa. Ambulanti contro la chiusura dei mercati. Come era prevedibile, infatti, l'ordinanza dell'amministrazione comunale, dopo i provvedimenti emanati dalla prefettura, volti ad evitare ogni possibile forma di contagio e diffusione del virus, inizia a far discutere e a creare primi dissapori. Non mi sembra giusto, e questa cosa mi fa molto, ma molto arrabbiare, che io devo andare in un posto al chiuso con 10 persone, come prima sono andato a comprare le sigarette, potrei fare anche a meno di fumare, c'era 10 persone, quando qui in una piazza libera che c'è talmente tanto spazio che non c'è neanche persone, devo stare chiuso. E questa cosa mi fa letteralmente arrabbiare, perché c'è due pesi e due misure, non riesco a capire come mai i centri commerciali tutto aperto, vogliamo tenerli aperti, mi sta bene, solo alimentari. Sulla chiusura dei mercati e delle fiere, come quello del Giotto o gli altri rionali e giornalieri nel comune di Arezzo, interviene ANVA Confesercenti e FIBA Confcommercio, secondo le quali la prudenza è doverosa ma non può diventare un eccesso, perché l'eccesso di impedire lo svolgimento dei mercati per oltre un mese significa per molte aziende chiudere, e questo non possono permetterselo, soprattutto in assenza di un provvedimento a vantaggio delle imprese in forte difficoltà, proprio a causa dell'emergenza legata al coronavirus. Stessa preoccupazione si respira anche tra gli ambulanti del mercato di Saione. Non riteniamo giusto che chiudano le attività all'aperto e rimangono aperte le attività al chiuso, dove c'è il resto di gente alle casse, hanno più clientela di noi. Se il problema è servire una persona per volta, come dicono possono fare entrare una persona per volta, lo possiamo fare anche noi, che siamo all'aperto.